Era il novembre 1929 e i sergenti Citi e Brizzolari, a bordo di due velivoli Fiat CR-20 del primo stormo caccia, effettuarono alcuni passaggi a bassa quota sull'aeroporto di Campo Formido, realizzando una serie di looping a distanza allora proibitiva, ala contro ala. I due piloti volevano mettere in evidenza in modo così spettacolare che un volo tanto spericolato era in realtà un'esigenza della caccia. Avrebbe permesso di ottenere il massimo nel combattimento aereo. Il colonnello Rino Corso Fugé, loro comandante, sposò in pieno quella tesi e la rappresentò ai superiori riuscendo a convincerli. Nacque così la stagione epica del volo acrobatico militare. Le prime pattuglie acrobatiche furono inizialmente individuate nell'ambito dei reparti da caccia. Alla pattuglia del primo stormo seguì nel 1936 la formazione del quarto stormo e poi quella del sesto e del 53° stormo, che suscitarono da subito ammirazione e apprezzamento in Italia e all'estero. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in perfetta concordanza con la rinascita dell'aeronautica, manifestazioni nazionali e internazionali fecero da ribalta a compagini alate leggendarie. L'acrobazia collettiva riprese dunque rapidamente quota. Negli anni 50 l'Italia veniva rappresentata dalla pattuglia del cavallino rampante della 4ª Aerobrigata, equipaggiata con De Havilland DH-100 Vampire, dai getti tonanti della 5ª Aerobrigata dotata di Republic F-84G Thunderjet, dalle tigri bianche della 51ª Aerobrigata con gli stessi velivoli, dal cavallino rampante della 4ª Aerobrigata con i North American F-86 e Sabre, dai diavoli rossi della 6ª Aerobrigata con i Republic F-84F Thunderstreak, dai lancieri neri della 2ª Aerobrigata su velivoli Sabre e infine di nuovo dai getti tonanti della 5ª Aerobrigata con gli F-84F. Gli innumerevoli impegni della nostra formazione acrobatica rendevano però sempre più difficile mantenere la formula dell'alternanza tra i reparti da caccia. Si rendeva perciò necessaria la costituzione di una pattuglia dedicata. Nel 1960 la pattuglia titolare era quella dei getti tonanti con i suoi F-84F, come pattuglia di riserva il cavallino rampante montata sugli F-86E. Questa pattuglia formò il nucleo del 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, che nel 1961 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica costituì con sede stabile sull'aeroporto di Rivolto. La prima macchina in dotazione, la versione canadese del caccia statunitense F-86 e Sabre, era caratterizzata dalla coda volante, dal parabrezza a tre pannelli già introdotto sulle ultime serie di F-86A e dal radar di direzione tiro inserito nel labbro superiore della presa d'aria e collegato ad un traguardo di puntamento computerizzato. Nel 1964 le Frecce Tricolori acquisiscono una nuova macchina, il velivolo Fiat G91 Pan, e una diversa livrea. I rombi sulla fusoliera furono sostituiti da tre frecce stilizzate con i colori nazionali e la deriva fu contraddistinta da numeri individuali di colore giallo. La versione Pan del G91, di esclusiva dotazione della pattuglia acrobatica, si differenzia dal G91R per i comandi desensibilizzati con smorzatori di beccheggio, pitch damper, e per un impianto per i fumi colorati. Le armi con il relativo munizionamento sono state sostituite da contrappesi sagomati, sostituzione reversibile per riportare gli aerei alla configurazione operativa, e infine non vi sono installate le macchine fotografiche Vinten di serie sull'R. Nel gennaio 1982 giungono a Rivolto i primi Air Mach MB 339 Pan, che equipaggiano ancora oggi le Frecce Tricolori. Giusto in tempo per festeggiare nel 1985 i 25 anni del reparto. Memorabile fu quella festa che, alla presenza delle più alte autorità dello Stato e militari, ha sottolineato non solo la grande e solida tradizione italiana nel volo acrobatico collettivo, ma anche la vicinanza e l'affetto che ha sempre legato la gente alle Frecce Tricolori. Un affetto che non ha mai avuto cedimenti anche nei momenti più difficili della pattuglia.